Ringraziare e chiedere perdono. Papa Francesco ha indicato i due atteggiamenti con i quali offrire l'anno appena concluso nei Vespri celebrati nella Basilica Vaticana. Un ringraziare Dio, aggiunto, per la pazienza e la fedeltà, ma soprattutto per i benefici ricevuti. Attingendo all'Apostolo Giovanni, il Papa ha ricordato che l'anno passato è un ulteriore passo verso la meta che si ha davanti, meta di speranza, di felicità, perché incontreremo Dio, ragione della nostra speranza e fonte della nostra letizia. Mentre giunge al termine l'anno 2013, raccogliamo come in una cesta i giorni, le settimane, i mesi che abbiamo vissuto, per offrire tutto al Signore, e domandiamoci coraggiosamente come abbiamo vissuto il tempo che Lui ci ha donato. Lo abbiamo usato soprattutto per noi stessi, per i nostri interessi, o abbiamo saputo spenderlo anche per gli altri? Quanto tempo abbiamo riservato per stare con Dio? Nella preghiera, nel silenzio, nella adorazione? Domande dirette che arrivano al cuore dell'uomo. Poi il Papa si è soffermato sul volto della città di cui è vescovo. Roma è la città dalla bellezza unica e dai contrasti profondi, abitata da persone segnate da miserie materiali e morali, evidenziato Francesco, ma anche da persone infelici, sofferenti, che interpellano la coscienza di ognuno di noi. Roma è una città piena di turisti, ma anche piena di rifugiati. Roma è piena di gente che lavora, ma anche di persone che non trovano lavoro o svolgono lavori sottopagati e a volte indigni. E tutti hanno il diritto ad essere trattati con lo stesso atteggiamento di accoglienza, di equità, perché ognuno è portatore di dignità umana. E tutti, anche la Chiesa, con il lievito del Vangelo, hanno il dovere di impegnarsi per rendere Roma più ricca di umanità, più accogliente e solidale. La Roma dell'anno nuovo sarà migliore se non ci saranno persone che la guardano da lontano, in cartolina, che guardano la sua vita solo dal balcone, senza coinvolgersi in tanti problemi umani, problemi di uomini e donne che alla fine e dal principio, lo vogliamo o no, sono i nostri fratelli. Al termine della celebrazione, il Pontefice ha compiuto una breve visita al presepe allestito in Piazza San Pietro, un omaggio al Bambino, luce del mondo e luce del nuovo anno.